gli animali guardavano il cielo di notte. Che sapore aveva la luna? Era dolce o era salata? Volevano solo assaggiarne un pezzettino e perciò stiravano il collo, allungavano le zampe e drizzavano anche la coda. Cercavano di toccare la luna, ma neanche il più grosso di loro ci riusciva. Una notte come tante, la piccola tartaruga ebbe un'idea. «Se salgo sulla montagna, sarò abbastanza alta da toccare la luna». Da lassù la luna era più vicina, ma la tartaruga non riuscì a toccarla. Allora chiamò l'elefante. «Se mi sali sulla schiena, saremo abbastanza alti da toccare la luna». Però la luna voleva giocare e man mano che l'elefante si avvicinava, lei si allontanava un po' verso l'alto. L'elefante non riuscì a toccare la luna e allora chiamò la giraffa. «Se mi sali sulla schiena, saremo abbastanza alti da toccare la luna». La luna vide la giraffa e si allontanò un po' verso l'alto. La giraffa allungò il collo quanto poté, ma non servì a nulla. E allora chiamò la zebra. «Se mi sali sulla schiena, saremo abbastanza alti da toccare la luna». Alla luna piaceva il gioco e si allontanò un altro po' verso l'alto. La zebra si sforzò tanto, ma non ci riuscì neppure lei. E allora chiamò il leone. «Se mi sali sulla schiena, saremo abbastanza alti da toccare la luna». Ma la luna vide il leone e si allontanò ancora un po' verso l'alto. Nemmeno questa volta gli animali riuscirono a toccare la luna. In quel momento la volpe passò di là. «Visto che sei qui, prova anche tu, anche se sei così piccola», disse il leone. La luna vide la volpe e si allontanò ancora un po' verso l'alto. Ora mancava davvero un non nulla per riuscire a toccarla, ma lei continuava a sfuggire. In quel momento la scimmia passò di là. «Visto che sei qui, prova anche tu, anche se sei così piccola», disse la volpe. La luna vide la scimmia e indietreggiò ancora un po'. La scimmia riusciva già a sentire il profumo, ma non a toccarla. E finalmente il topo passò di là. «Visto che sei qui, prova anche tu, anche se sei così piccolo», disse la scimmia. La luna vide il topo e pensò: «Un animale così piccolo non riuscirà sicuramente a prendermi». E poiché il gioco cominciava ad annoiarla, non si allontanò più. Allora il topo si arrampicò sulla tartaruga, sull'elefante, sulla giraffa, sulla zebra, sul leone, sulla volpe, sulla scimmia e con un morso staccò un pezzetto di luna. Lo assaporò tutto soddisfatto. Poi ne diede un pezzettino alla scimmia, alla volpe, al leone, alla zebra, alla giraffa, all'elefante e alla tartaruga. E allora che sapore aveva la luna? La luna aveva esattamente il sapore di quello che piaceva di più a ognuno di loro. Dalla sorpresa, la luna si fece piccola piccola e scappò più in alto. Quella notte gli animali dormirono stringendosi vicini tra loro. Il pesce, che aveva visto tutto, apriva e chiudeva le branchie senza capire nulla. Perché hanno fatto tutti quegli sforzi per raggiungere in cielo la luna? Qua giù, nell'acqua, ce n'è una altrettanto bella e io la mangio ogni notte.